oggi abbiamo il piacere di ospitare Francesco Rapaccioli, che è il cantante del Yambigram, un gruppo prog, si può dire? Sì, 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 assolutamente, si deve dire un gruppo prog. Saluto Giusy Rambazzo, la nostra Queen, e Giovanni. Buongiorno. Ciao a tutti. Ecco, la parola a voi. Vai Giovanni. Io parto subito innanzitutto ringraziando Francesco per la sua disponibilità. So che è sempre abbastanza preso con tantissimi progetti, poi magari alla fine ci dici anche tutte le cose a cui stai lavorando, però partiamo ovviamente con questo. Io, a me piace definirlo un po' un super gruppo. Sicuramente troppo buono. Beh, poi adesso spieghiamo ovviamente il perché. Gli Yambigram, che hanno appena pubblicato il loro nuovo album, che è un bellissimo album di classic rock, classic prog, magari ci dai un ulteriore ci dai ulteriori elementi per spiegare, ma io partirei, mi piace sempre appunto far sapere ai nostri gentilissimi telespettatori un pochino la storia della band, come si è formata questa band, che ha al suo interno nomi, insomma, siete tutti dei grandi musicisti, però lascio a te tutta la spiegazione. Allora, intanto ringrazio per i complimenti, perché comunque il mio tratto narcisistico si può assolutamente nutrire con appunto nuovo cibo. Ma allora, la genesi degli Yambigram è abbastanza complessa e abbastanza lunga soprattutto, perché addirittura agli inizi degli anni 2000 ci fu un primo nucleo fatto solo da Max Marchini, il bassista, e da Beppe Lombardo, il chitarrista, che iniziarono a lavorare su un'ipotesi di un progetto prog che in realtà era figlio di un loro gusto che risaliva ancora a oltre 20 anni prima. Beppe era stato un po' all'estero a lavorare, era stato nell'ultimo periodo in Finlandia, era rientrato a Piacenza e hanno cominciato a scrivere delle cose, a cominciare a provinare e dicendo. In questo percorso, perché sennò diventa veramente fin da bambino e non ne veniamo più fuori, a un certo punto sono cominciati ad arrivare altre persone che hanno occupato diversi spazi, no, per la composizione di questa formazione. Però sulla base, diciamo, dei gusti e delle scelte artistiche sia di Max che di Beppe, non si riusciva a trovare, diciamo, una formazione che riuscisse a portare a casa il sound che loro avevano in testa, no? Tu sai che quando hai a che fare con musicisti che comunque hanno già un percorso alle spalle e che non sono più dei ragazzini di primo pelo, modificare delle prosodie nel proprio modo di suonare uno strumento, di cantare, può essere veramente molto impegnativo. Sì, non è semplice. Assolutamente no. Insomma, e non è nemmeno facile, e non è nemmeno facile coinvolgere gli strumentisti di un certo livello all'interno di un progetto che tendenzialmente sarebbe un po' di nicchia, cioè non sicuramente un'operazione mainstream classica. A un certo punto arrivò Gigi Cavallicocchi alla batteria, che dette sicuramente un grandissimo impulso sia per l'esperienza all'interno del mondo prog che lui aveva, che anche per l'esperienza all'interno del mondo mainstream. Per cui intervenne anche abbastanza pesantemente su degli elementi di struttura, di modalità di accompagnamento e quant'altro, e si andò verso una versione, diciamo, più simile all'attuale. Attenzione, tutte queste cose io le sono venuto a sapere dopo. Perché? Perché a un certo punto il cantante che c'era in quel momento, che tra l'altro è un collega che io stimo tantissimo e per il quale ho lavorato ai tempi addirittura come fonico, perché comunque stiamo tornando indietro di qualche anno, che era Marco Rancati, a un certo punto per una serie di impegni lavorativi fece un passo indietro e quindi di fatto la band si trovò senza un cantante. Mi chiamò Max, che pur sapendo che io ero bello preso su tantissime altre cose, io e Max avevamo suonato insieme tanti anni prima,
mi propose di partecipare a questo progetto. Io mi ricordo benissimo quella telefonata, ero in macchina con Paola e dissi: guarda, innanzitutto grazie, mi fa molto piacere di questa proposta. Bisogna vedere se mi piacciono i pezzi, bisogna vedere se io piaccio a voi, quindi facciamo un esperimento, cominciamo a fare un paio di pezzi, se siamo contenti tutti andiamo avanti. Quindi io ricevetti i pezzi che mi piacquero subito tantissimo e dissi soltanto a Max questa cosa: allora io nella vita mi occupo di vocal coaching, quindi insegno tra virgolette interpretazione, allora pur avendo grande stima di Marco, però io non potevo mettere semplicemente il mio suono nel modo in cui aveva cantato Marco, avevo bisogno di un po' di spazio, però dall'altra parte, essendo anche uno che si occupa di produzione musicale, non volevo stravolgere le linee melodiche del pezzo, che è un po' una tendenza troppo frequente, mi viene da dire, nei cantanti. Beh, molte volte è anche istintiva, tutto sommato, anche perché giustamente un cantante che si inserisce in una situazione già strutturata è un po' forse difficile, ma al tempo stesso apre a nuove, certo, potenzialità. Mi riferivo però in questo caso principalmente a quella tendenza di inserire dentro ulteriori cose, abbellimenti, di rigori, fantasie, che rischiano di far perdere l'attenzione invece a quello che è la proposta artistica dal punto di vista appunto delle linee melodiche, dell'arrangiamento e quant'altro. Comunque, io mi sono divertito tantissimo a fare questa cosa, strada facendo, diciamo in quest'ultima fase mi sono permesso anche di suggerire una serie di elementi, di interventi in più e di, se loro avessero dato piacere, curare poi il mix finale insieme con Alberto Callegari, il titolare dell'Elfo Studio, che aveva già fatto tutte le registrazioni. Quindi abbiamo mixato tra virgolette a quattro mani. Questa è un po' la storia, insomma, sostanzialmente. E siete arrivati. Mi sono dilungato, ma non è una storia breve, è una storia di quasi. No, beh, sono tutti elementi. Assolutamente, assolutamente sì. Al disco, che ne dici? Io ho ascoltato molto bene. Intanto saluto Francesco, non parlo per appunto non accavallarci, ma ho ascoltato molto bene. Volevo appunto subito parlare di questo presente, nel senso di questo album omonimo, tra l'altro che è uscito il 9 aprile, che ha già un singolo, e volevo anche un po', come dire, approfondire questo nome, perché mi ha colpito un po' questa storia dell'ambigramma. Ho visto comunque una cosa particolare, no? E ho visto anche, seguendo la pagina Facebook della band, che ognuno dei componenti comunque ha associato un simbolo. Insomma, c'è qualcosa che mi ha incuriosito e vorrei appunto chiedere a Francesco qualcosa in più, no? Allora, ti ringrazio della domanda. Grazie a te. Ti dico che allora l'idea di Ambigram è un'idea di Gigi Cavalli Pocchi. Diciamo che noi quattro ci si confronta un po' praticamente su tutto, però Gigi aveva anche questa grossa esperienza dal punto di vista della grafica, perché banalmente aveva fatto delle copertine di Ligabue ai tempi quando era nel Clandestino, ha fatto un sacco di altre copertine e ci propose questa idea che secondo me era veramente molto bella, soprattutto nel momento in cui veniva fatta questa scritta che effettivamente, girandola di 180 gradi, si legge esattamente uguale. Tant'è che nella pianificazione di quella che poteva essere la nostra comunicazione abbiamo inizialmente cominciato a cercare di catturare l'attenzione sul significato della parola ambigramma, quindi l'abbiamo fatto prima in italiano con un'immagine che non c'entrava niente con un ambigramma, proprio per dire perché stanno facendo questa cosa, poi in inglese, ok, con la fotografia del nostro logo e poi con un micro video che era un video da 5 secondi che andava in loop, che è praticamente quello che poi è all'inizio dello showreel, cioè perché ci siamo accorti che per noi era chiarissimo questo elemento, che girandosi si leggeva la stessa parola, ma non tutti lo notavano, quindi dovevamo cercare di spingere un po' sull'attenzione. Per quanto riguarda i simboli, anche questa è stata un'idea di Gigi, che noi abbiamo accolto con grande entusiasmo, e l'idea era quella di costruire anche all'interno poi dello showreel una sorta di brodo primordiale fatto con dei disegni, ok, dai quali potessero emergere poi questi quattro simboli da associare
ai quattro membri della, della band. Quindi la, la, i simboli li ha identificati Gigi. Poi la scelta dei simboli è stata una scelta assolutamente collettiva, ok? Ma banalmente ci sono tutta una serie di cose che abbiamo fatto e lo passo come notizia giornalistica perché sennò rimane nascosto. Faccio notare che nel libretto del disco, dove ci sono i testi, ci sono di fatto 8 brani, perché la versione radio edit di Cerberus è la nona traccia, e ci sono le 8 lettere della parola ambigram al centro di ogni pagina. Ma non solo, nello showreel, per dare il senso dell'ambigramma, cioè qualcosa che possa essere letto anche al contrario, nello stesso tipico modo, l'ordine di apparizione di noi quattro all'interno del video è speculare. Quindi sono prima io, poi Beppe, poi Gigi, poi Max, poi ancora Max, poi Gigi, poi Beppe, poi io. Ok. Quindi c'è tutto uno studio. È tutto uno studio ben preciso su questa cosa, però vedi, è riuscito nell'intento, no? A me ha colpito subito questa cosa e mi ha incuriosito. In più vi ho ascoltato e devo dire una cosa, vi parlavamo di prog, no? Adesso non voglio dire una cosa tra virgolette impopolare, il prog è un genere che non è di facilissimo ascolto, cioè tu dicevi un po' di nicchia, non è di facilissimo ascolto, ma... io ho notato invece un ascolto molto scorretto, molto piacevole nella vostra musica, cioè come a positivamente alleggerire un po' invece il discorso proprio. Quindi mi è piaciuta molto questa cosa, è proprio un ascolto molto fluido, molto piacevole, al di là chiaramente delle vostre capacità vocali e strumentali che sono ovviamente evidenti. Parliamo di musicisti, abbiamo appunto detto che hanno una storia alle spalle corposa, però questa cosa arriva subito. E poi volevo dire, la scelta del prog, no? Nel senso, voi avete tutti una storia appunto personale, di anche altre strade eccetera. Tutti insieme la scelta del prog, cioè l'Italia comunque ha avuto una bellissima storia di prog anche in passato, no? Voi cantate in inglese, però comunque questa scelta del prog è perché oggi la band vuol fare veramente quello che ha voglia di fare, ci piace fare prog, vogliamo far prog e chi se ne del resto, oppure non so, c'è un'altra motivazione. Ok. Se posso mi soffermerei un attimino sulla prima parte che hai detto. Allora, sono molto contento del fatto che l'impatto sia molto comunicativo, ok? Perché questo è stato un po' un mio obiettivo principale. Quando io ho definito più volte il nostro disco come di non di rock pro progressive, ma di rock pro aggressive, è perché, che quello invece è farina di un sacco, è perché nella mia testa molto spesso il mondo del prog, soprattutto per quanto riguarda la parte dei cantanti, è stato caratterizzato da cantanti che non avevano un obiettivo di comunicazione fortissima da occhi negli occhi con l'ascoltatore, ok? E diventava una roba un po' molto alta, ok? Non sto parlando a livello di tecnicismo, sto proprio parlando sì, di obiettivo. Per me il canto è moto all'uomo. Io insegno questo, cioè il canto deve partire da me e andare a un altro. Quindi il mio obiettivo è quello di raggiungere nel modo più efficace la persona che ho di fronte, qualsiasi sia il genere musicale. Arrivando alla seconda parte di quello che hai detto, allora, la definizione progressive, quando è nato il progressive, non esisteva. Cioè, è stato definito ex post così. Era una sorta di avanguardia, di contaminazione con delle genesi diverse alle spalle e che, diciamo, tendevano a ibridare una serie di linguaggi che però dovevano essere anche saputi, ok? Cioè, era un po' impossibile fare prog quello veramente forte se non eri capace di suonare, ok? Quindi per quanto mi riguarda, io considero questo tipo di prog semplicemente quella libertà creativa che esula da un concetto molto contemporaneo, cioè quello della playlist.
oggi io ascolto delle playlist dove voglio sentire brani tra loro molto simili per mood, per struttura, per ritmica, quant'altro. Cioè, il prog è esattamente nella direzione opposta, cioè io voglio sentire una serie di musiche tra di loro si possono collegare, e la dimostrazione è stato lo showreel, siamo riusciti a fare uno showreel 5 minuti e mezzo legando 8 pezzi diversi, e abbiamo, parentesi, abbiamo dovuto inserire sottotitoli a cambio di pezzo, perché essendo il prog un genere che cambia rapidamente, certo, potrebbe sembrare lo stesso solo, okay. sì qualcuno potrebbe, certo. Quindi secondo me il prog, se non è uno sfoggio di bravura, cioè fine a se stesso, è semplicemente dire voglio fare questa cosa perché mi va. Io ho una fortissima contiguità col mondo delle storie tese storica, e alla fine ci vedo molto quel mondo lì, cioè nel senso, ovviamente lì poi si vengono anche altri tipi di discorsi per quanto riguarda il linguaggio in italiano, la scelta di fare dei testi brillanti barra comici, che nel nostro progetto invece per questo primo disco quantomeno non c'è. Esatto, non mettiamo limiti, nel senso, esatto. Adesso così. Però cioè, per me è facile stare dentro questo tipo di mondo ed è semplicemente quello, cioè, ma anche perché dentro il nostro disco ci sono dei punti anche banalmente di funk che in un disco di prog tendenzialmente non troveresti. Senti, ma nel disco c'è anche un featuring che noi siamo abituati ad ascoltare in altri mondi musicali, ossia Paola Folli. Certo, certo. Perché io quando penso a Paola penso a un genere che in Italia che non è il prog. Certo. Allora, dunque, ovviamente la premessa è che Paola è per definizione non un artista di genere, che è un po' una cosa che sul mercato discografico ha cominciato a vedersi intorno agli anni 80, primi anni 90, no? Quindi l'artista di genere che fa quel genere lì. Lei è una che passa tranquillamente dal Latin Jazz degli Iguazu agli Le Storie Tese, ai tempi Articolo 31, West Side Story con l'orchestra del conservatorio, colonne sonore, qualunque roba, cioè diciamo che ha questa grandissima duttilità. A un certo punto c'era questo pezzo che si chiama Sailing Home, in cui esisteva soltanto un solo di chitarra già registrato, e io mi sono permesso di dire: ragazzi, però non sarebbe bello invece fare una sorta di interplay? Quindi, se vi va, io chiedo a Paola di fare questo tipo di intervento, e il risultato è quello che c'è nel disco. Quindi, che praticamente sembra veramente che l'abbiano suonato uno da parte all'altro, e questo Paola l'ha potuto fare perché è abituata a tipi di interazioni di questo tipo all'interno appunto di altri mondi musicali. Cioè non è così facile per una cantante fare un'attività di vocalizzazione che sia efficace, non sia leziosa, e che faccia interplay con l'altro musicista che ha già suonato, quindi che non, certo, non che sta suonando in quel momento lì. E quindi niente, io sono molto contento. È stata una delle, diciamo, negli ultimi anni sono successe cose, quindi ho fatto un piccolo coro nel disco che ha fatto lei con gli Guazzi, lei ha fatto questo grandissimo intervento nel nostro disco, mi ha fatto delle cose insieme io e lei, quindi bene. Bello. Volevo farti una domanda, sempre ovviamente nell'ambito del prog, ma siccome ai tempi ho avuto anch'io un gruppo prog, io ti parlo del 75-76, ero molto amico dei Gentle Giant, che erano un gruppo di così che per me erano veramente bravissimi, preparatissimi, eccetera. E il nostro gruppo era formato da 6 persone, 3 che venivano dal rock e 3 che venivano dalla musica classica, dal conservatorio. Quello che ti dico è la musica classica, proprio per il discorso di contaminazione, che trovo che sia la cosa più bella in musica, quanto può aver influito nella vostra intenzione di prodotto finale? Questa è una bellissima domanda, perché allora io posso parlare per me, nel senso che io so qual è il mio background. Nella scrittura e nella produzione non ci sono elementi classici se non una super
partecipazione di Camillo Mozzoni, che è l'ex primo obolo della Scala, che però esegue dei temi e fa un paio di improvvisazioni. Quindi banalmente non c'è sezione fiati, sezione archi, vi dicendo. Sicuramente il background classico aiuta tantissimo, cioè anch'io vengo da una formazione classica, nel senso che ho studiato lirica per anni, comunque mi sono sempre occupato di scrittura anche per sezioni d'orchestra, ho personalmente seguito banalmente la produzione della colonna sonora del Joan Padana al Riscoperto delle Americhe, il film d'animazione tratto dall'opera di Dario Fo, e quindi ho lavorato anche con lui in quella fase lì, e so quanto è importante avere una conoscenza, una competenza di tutto ciò che è il mondo classico relazionato al pop contemporaneo, quindi soprattutto dal punto di vista del voicing, dal punto di vista della scelta degli strumenti, che è la stessa identica cosa che può accadere quando tu scrivi dei cori, cioè scrivere dei cori, un conto è scriverli con una tastiera che tutte le note sono uguali, e un conto è realizzarlo poi con delle persone, perché affidare a una certa persona o un'altra una certa voce all'interno di un'esecuzione a tre o quattro voci cambia. Tra l'altro nel disco anch'io ho fatto un sacco di cori, non l'ho voluto mettere come per mi sembrava ridondante, cioè nel senso non mi piacciono gli artisti o i cantanti che dicono io ho fatto questo, 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 questo. Ascolta, io ho cantato, va bene così, ho mixato, ok, i passaggi in mezzo, ma sì, ero già lì, mi è venuta un'idea, l'abbiamo messa lì, e buonanotte suonatori, cioè diamo di spazio a tutti, cioè ci mancherebbe altro. Però anche grazie all'esperienza e alla competenza di Paolo, con cui ho fatto tanti lavori insieme di cori, lì ti accorgi proprio che se inverti le voci, assegni le voci a uno piuttosto che all'altro, il risultato cambia completamente. Quindi devi aver chiaro anche cosa vuoi fare in testa. E quello viene da una cultura comunque classica. Senti, ma a proposito dei tanti lavori, tu sei un personaggio veramente sempre impegnatissimo. E hai anche, insegni anche, hai anche una scuola. Sì. Giusto? Sì. Per cui... come sta funzionando adesso, data proprio questa situazione? Siete riusciti a portare avanti? Come vedete i prossimi mesi? Ok. Allora, per quanto riguarda l'attività di formazione, io ho questo studio che si chiama Bunker 54 e che tu conosci benissimo, l'abbiamo scritto. Ma sì, dai, guarda, apro una piccola parentesi. Sì, dillo. Ma sapete, vi dico, lo dico ai miei colleghi, non lo sanno, non ve l'ho detto neanche nel fuori onda. Lo studio dove quando io e lui ci siamo conosciuti via video, ma spero appunto di incontrarlo molto presto, io ho scoperto che lo studio in cui è dove sei adesso, no? Esattamente. Lo studio dove lui era, lui ha iniziato a dire no, sono in studio in zona Corso Lodi, gli ho detto ma per caso sei via Muratori? Sì, gli ho detto ma io i muri di quello studio li ho praticamente visti nascere, perché i precedenti proprietari o comunque coloro che lo gestivano hanno creato quello studio grazie al fatto che io ho fatto conoscere le persone che l'hanno creato, quindi sono un po' una sorta di papà, diciamo, di quello studio, perché questi amici separatamente che avevo stavano cercando dei soci e quindi li ho messi insieme, e guarda caso li ho messi in contatto. Hanno fatto nascere questo studio poi ha avuto la sua vita ed è passato a lui. Coincidenza. Che caramba, scansate proprio caramba, cioè proprio... Ma proprio la carambata. Comunque, scusa per l'interruzione, no, ma un episodio così che volevo segnalare anche a loro per pura combinazione. Ma per quanto riguarda allora l'attività formativa, noi abbiamo appunto questa struttura dove oltre a me insegnano cinque mie colleghe, ovviamente molto più giovani, oltre a Paola che fa le selezioni private, oltre a quelle che ovviamente fa in conservatorio. Ma allora, noi siamo stati fra i primissimi ad andare in lockdown, perché io ho preso una decisione immediata di chiudere tutto.
quindi noi il 24 di febbraio siamo andati, dell'anno scorso, siamo andati immediatamente in lockdown. Il motivo è molto semplice, perché noi abbiamo allievi che arrivano da Aosta, Imperia, Trieste, Pesaro, Roma. Wow. Quindi è chiaro che nel momento in cui si incrociano persone, non c'era, ricordatevi, non c'era mascherina, non c'era niente, eh? Persone che arrivano da aree geografiche così lontane, il rischio era enorme. Cioè, un conto sei una scuola piccolina che è in un piccolo paese di provincia con un, diciamo, un raggio d'azione di 10-15 km, rischi molto meno, ma se invece dei clienti su un territorio molto ampio può essere molto pericoloso. Dopo una prima fase in cui siamo, ho detto, vediamo un po' cosa fare, siamo partiti, diciamo, con l'online, che è stato accettato per certi versi un po' obtorto collo, me ne rendo conto, però noi siamo riusciti a farlo digerire nel momento in cui anche le università e le scuole superiori hanno cominciato a fare così. Chiaramente è cambiato il nostro tipo di lavoro, perché alcune cose che si potevano fare o si possono fare in presenza non si possono fare online. Però è vera un'altra cosa che è bellissima, che abbiamo scoperto strada facendo. Facendo lezione online succede questo, che sono io che vengo a casa tua. Cioè io vengo a casa tua e vedo dove tu sei e dove tu studierai. Okay. Quindi paradossalmente ogni stanza, ogni tecnologia a casa è diversa. Quindi io scopro che per esempio in casa tua c'è molto riverbero, nell'altra casa invece studi con le cuffiette perché non puoi disturbare. Cioè, quindi è interessante questa cosa. Ti creano delle situazioni diverse, no? Audio differenti. E in più non c'è latenza dal momento in cui finisce la lezione al momento in cui tu studi. Cioè, quindi tu finisci la lezione e un secondo dopo puoi rifare subito le cose che sono state insegnate, quindi ti si installa più rapidamente. Mentre invece se devi uscire dallo studio, tornare a casa, magari le studi il giorno dopo, parte dell'insegnamento che ti è stato dato lo perdi. Tant'è che abbiamo deciso nel prossimo anno accademico che con una cadenza magari una volta al mese, una volta in due mesi, di fare comunque una lezione online, proprio per avere questa sorta di altro modo di entrare in relazione. Si è scoperta una cosa diversa, diciamo, comunque nella necessità purtroppo di una situazione difficile. Come la vediamo da qui in avanti? Allora, secondo me abbiamo aperto in generale troppo presto, questa è la nostra sensazione, anche perché su Milano ci sono ancora purtroppo casi pesanti. La settimana scorsa ci sono stati anche un paio di decessi di persone molto vicine a qualcuno di noi, quindi è un rischio, tu dici? Sì. Chiaramente. Cioè, a valle di un anno di fatica a resistere un altro mese, secondo me, lo dico ancora meglio, noi diciamo come piano di lezioni più o meno finiamo intorno alla fine di maggio. Sinceramente andare in lezione frontale con mascherina, visiera, per fare due lezioni, tre lezioni, tanto vale aspettare, adesso non so se riaprite a settembre, quel che lei, e lo auguro di aprire a settembre. Sì, no, vuol dire i corsi ricominceranno, presumo, sì. Se finite mi sembra prematuro. Se diciamo siamo un po' fortunati con il discorso vaccinazione, a quel punto lì siamo tutti un pochino più tranquilli e via, a quel punto si riparte face to face. Sì, di lavoro ce n'è comunque, fortunatamente non ci lamentiamo. Ecco, tornando invece al discorso Ambigram, anche in virtù di questa situazione difficile, perché parlare oggi di prossimi progetti, di prossime date, di presentazioni, insomma, è anche questo purtroppo un momento molto difficile. Come pensate di muovervi in tal senso e come anche vedete la protesta che chiaramente c'è un po' ormai di questo settore spettacolo, arte e cultura, che sicuramente è in grande difficoltà, perché è inutile negare che è stato proprio molto penalizzato da quello che è successo. Allora, dividerei la risposta in due parti. Per quanto riguarda attività, diciamo, promozionali nostre per presentarci, allora, da un lato alcuni locali che potevano ospitare magari, quindi locali tendenzialmente piccoli, che potevano ospitare magari le nostre presentazioni, purtroppo addirittura sono già chiusi, quindi comunque rispetto a un anno fa, noi siamo usciti il 9 aprile di quest'anno, ma idealmente dovevamo uscire un anno prima, cioè un anno prima noi eravamo già pronti, quindi abbiamo due volte l'uscita.
Allora, io penso che idealmente un gruppo come il nostro, che di fatto dal vivo insieme non ha mai suonato, proprio per la struttura, ok? Anche se si conosce, cioè abbiamo suonato insieme in studio, ok? Probabilmente la strada più giusta è quella di riuscire a fare qualche apertura per qualche artista più grande con interventi micro, quindi 15, 20, 25 minuti forse sono troppi, e magari una versione un attimino più power trio da live, ok? Quindi senza troppi orpelli, perché trovare un punto intermedio fra tutto, quindi a quel punto lì mi serve almeno un tastierista, un altro chitarrista, due coristi, comincia ad avere dei costi e dei tempi di allestimento che sono un pochino più impegnativi. Secondo me in questo momento non se ne può permettere quasi neanche un artista grosso in ambito pop, quindi navighiamo un po' a vista su questa cosa qua. E per quanto riguarda invece il tema della protesta, allora sicuramente c'è un po' di responsabilità da parte degli artisti più grandi, ok? Cioè, secondo me gli artisti più grandi che hanno avuto tour che sono stati a questo punto addirittura spostati non 2022 ma 2023, ok, avrebbero dovuto fare un'operazione di sensibilizzazione dei partner loro, quindi non solo il loro management ma anche le edizioni musicali dei brani che vengono proposti all'interno della serata, la casa discografica che ne beneficia da una serie di altre attività collaterali, eccetera, eccetera, per farsi carico come presa di posizione ufficiale di tutta una serie di maestranze, che sono maestranze comunque di grande professionalità, ok? Purtroppo questa cosa non è avvenuta, il che non significa che molti di questi artisti privatamente non abbiano aiutato e anche sensibilmente dei loro collaboratori, però farlo in modo ufficiale sarebbe secondo me stato più bello, cioè avrebbe lanciato un segnale di categoria. L'unica cosa che è stata fatta a un certo punto è stata quell'operazione che aveva un po' lanciato Fedez, che non mi ricordo in questo momento come si chiama, e che riguardava tutte le figure che non erano musicisti, no? Ivi compreso banalmente i vocal coach, perché molto spesso durante la preparazione di un tour c'è anche un vocal coach che sia pre che durante si occupa appunto della vocalità della testa principale, ma tutte queste persone sono tutte persone che vengono contrattualizzate nell'imminenza della partenza del tour, quindi il tour non parte, tu sei morto. Il giro è quello. Quindi staremo a vedere. Speriamo bene, dai. Bene. È stata una bellissima chiacchierata, però il tempo è un pochino tiranno, perché abbiamo detto facciamo una cosa breve, 10 minuti, un quarto. Ma è colpa mia. No, ah, come vero, dicevo, le cose come dicevo, quando ci sono tante, allora... quando c'è del contenuto, esatto. Il tempo passa. Beh, però dai, comunque mi sembra che abbiamo parlato anche di tante cose. Io direi anche ai nostri amici a casa poi di dare anche qualche dritta su Yambigam, nel senso, ovviamente noi li straconsigliamo, c'è la pagina Facebook, poi non so se Francesco vuole dare anche qualche altra dritta o anticipazione su qualcosa in particolare, in modo tale che anche tutti i nostri amici a casa seguano Yambigram. Allora, sicuramente noi siamo anche qui con la pagina, siamo partiti praticamente appena prima dell'uscita del disco, perché comunque siamo partiti veramente da zero, e noi suggeriamo questa cosa, che è una cosa che suggerisco in generale, ma nel nostro progetto secondo me è molto importante, di ascoltarsi tutto l'album, di farsi un viaggio, perché anche la scelta della scaletta è stata una scelta fortemente discussa e poi condivisa in un certo modo, cioè partire con il brano coprodotto da Greg Lake e che è il brano sicuramente più prog old style, ok? E poi partire con mettere come secondo brano Cerberus Race, con un inizio, diciamo, con queste campane tibetane che non si sa bene cosa sta per succedere, è un bel viaggio, perché da lì in poi comincia a incuriosirti, a dire e il prossimo come sarà? Vi dico solo questo, quando inizialmente pensavamo di partire con Cerberus Race in Radio Edit, proprio comincia il disco, bam, entro dentro di prepotenza.
Però ci siamo detti, cavoli, quello è un radio edit che è veramente un radio edit, cioè non è semplicemente taglio quello che c'è in testa, taglio quello che c'è in coda, taglio una strofa nel mezzo. No, è stato fatto un lavoro di compo per sommare una parte che io cantavo dopo il solo di chitarra, sopra il solo di chitarra, tagliandone una parte. Quindi è stato fatto un lavoro veramente molto complicato. E diciamo, ok, no, non va bene, quello deve essere la bonus track. Allora partiamo con Cerberus Race, versione normale. Piccolo problema che ho sollevato io. Attenzione, parte con un volume bassissimo con le campane tibetane. Quindi a un certo punto tu, se non sei un ambiente che dal punto di vista sonoro è tranquillo, magari c'è un po' di rumore di fondo, cosa vai? Alzi. Arriva la roulata iniziale, il film iniziale, saluti Coni, eh? Quindi ho detto, no, bambini, facciamo un'altra roba. Facciamo che partiamo con un altro pezzo, poi parte Cerberus Race, che parte molto basso di volume, ma a quel punto lì si sono già settati il loro volume. Se proprio vogliono fare questa operazione di alzarsi il volume lì, è a loro rischio e pericolo, perché io te l'ho messo nel volume giusto. Sei tu, che sei un prepotente ascoltatore, vuoi sentire una roba super distorta. No, scusate, ma perché sono tutte cose che in un disco così articolato hanno la loro importanza. Eh? Certo, assolutamente. Non si può dire che avete lasciato nulla al caso, su questo... Poco. Volevo soltanto aggiungere una cosa per ringraziare le persone che hanno partecipato al progetto di cui noi abbiamo parlato, perché c'è Paolo Tofani, quindi storico chitarrista degli Area, che ha fatto degli interventi molto belli, poi Muzzoni l'ho già detto, la Paola ne abbiamo già parlato, per quanto riguarda le altre voci, oltre a Marco Rancati di cui abbiamo parlato e che comunque ha molto gentilmente concesso di rimanere all'interno del progetto con le voci, altre voci che aveva registrato, c'è anche Anni Barbazza sempre ai cori e Max Repetti alle tastiere. Fantastico, benissimo. Ovviamente noi ringraziamo te Francesco, ma salutiamo anche tutti gli altri e insomma vi facciamo i complimenti insomma a tutti. Grazie mille, grazie davvero. Come avete scoperto che oltre ad essere un cantante sono anche un chiacchierone. Vabbè. Ma a noi fa piacere, fa molto assolutamente piacere. Assolutamente sì. Ok, grazie. No, grazie a te.